Nicola Daldello, dopo 2 anni ritorno a Milano, sono cambiate tante cose a partire da una. 3 anni fa eri al Palayamamay di Busto Arsizio, quest'anno siamo all'Allianz Club di Milano. Insomma, è una modifica che si aspettava già da anni, che finalmente è arrivata. Insomma, ci sarà l'emozione di giocare per te comunque con Milano all'Allianz Cloud, insomma è una bella differenza. Come è tornare e vedere anche una società un po' diversa da quella che hai lasciato? Sì, allora l'anno che c'ero io eravamo a Busto e cioè io personalmente, ma credo tutti, ci siamo trovati molto bene. E il palazzetto comunque è bello anche a Busto, qui obiettivamente è un'altra cosa, un po' perché comunque la società finalmente può giocare a Milano. La sede, gli uffici, è tutto al Palalido, e quindi è molto, molto più organizzato, molto più facilmente organizzabile anche per tutti quanti. Giocare al Palalido sarà sicuramente una bella emozione. Io lo considero il più bel palazzetto, comunque tra i più belli della Superlega, e ci abbiamo già giocato l'anno scorso contro, diciamo. Cioè, ricordiamo quelle partite. E niente, è molto bello giocare e speriamo che si possa anche riempire in parte o tutto, insomma, vediamo. Questa è una speranza che ovviamente coltiviamo, una speranza che cresce giorno dopo giorno, come è cresciuta anche la speranza di tornare a giocare. Adesso l'inizio della stagione, più che del campionato, insomma, è alle porte. Finalmente appunto si torna a giocare, ma soprattutto si torna ad allenarsi. Insomma, i nuovi protocolli ci permettono anche di fare allenamenti più intensi rispetto a quelli che si facevano prima. Per un giocatore, insomma, l'idea di tornare a finalmente parlare in campo di pallavolo è una cosa bella. Avete aspettato tanto, insomma, è stato difficile. Sì. Adesso finalmente ci sono le date con le gare precise. Prima c'è la Coppa Italia, poi il campionato. Possiamo iniziare a fare 6 contro 6, anche se noi ancora abbiamo qualcuno in quarantena che aspettiamo, però insomma iniziamo a tornare a una routine degli anni passati. Ecco. Com'è tornare a Milano? Solitamente quando uno si lascia una società non pensa magari di poterci tornare. Insomma, quando ti è arrivata la chiamata di Milano, dopo i 2 anni comunque importanti a Trento, insomma, immagino che tu non abbia avuto nessun dubbio sull'accettare questa sfida, insomma. No, ma sono stato sicuramente molto contento. È una cosa che cercavo anche per motivi personali. Ho trovato una società che sta continuando a crescere, ho trovato tante figure che già conoscevo, però vedo una società in continua crescita e questo è molto importante. Roberto Piazza, come ti trovi con lui? Insomma, è un allenatore molto, molto esigente, che ci mette tanta carica, tanta adrenalina, lo si è visto già l'anno scorso, insomma, essere allenato da lui è comunque anche un plus per un giocatore, probabilmente. Sì, lui è uno degli allenatori più bravi che ci sono, quindi non è una certezza, ecco. È esigente, è molto esigente, come devono essere gli allenatori di alto livello. Per me è un piacere ritrovarlo, perché l'ultima volta era qualche anno fa, quando io facevo le giovanili a Treviso e per i mesi estivi facevo la preparazione con la Serie A, e niente, mi trovo molto bene, stiamo lavorando tanto bene e sono molto contento. Diciamo che da quegli anni ne è passato un po' di tempo e oggi sei uno dei giocatori più esperti di Milano, no? Quindi insomma, lavorare anche con tanti ragazzi giovani, più giovani di te, è un po' anche una responsabilità, probabilmente fare un po' da chioccia nell'atteggiamento dentro e fuori dal campo. Insomma, è una bella responsabilità, è una bella visione per un giocatore esperto come te. Sì, sicuramente è una responsabilità che mi prendo molto volentieri, è una cosa che comunque mi piace fare, parlare con i ragazzi più giovani. Sai, sono il vecchietto della squadra, però mi rendo conto di avere comunque una consapevolezza diversa rispetto a qualcuno dei miei compagni, e quindi volentieri, se posso dargli una mano, lo faccio molto volentieri, insomma. Quella che sta iniziando sarà un campionato, sarà una stagione un po' particolare. Se io dovessi chiedere non tanto le ambizioni di Milano, ma come vedi questa stagione
senso anche come competitività, come, come difficoltà. Molti roster sono molto importanti e quindi insomma un campionato così equilibrato probabilmente forse negli ultimi anni non c'è mai stato. Sì, spesso ogni anno si dice il livello è aumentato, il livello è salito o magari non ci sono squadre con cui puoi giocare e vincere tranquillamente. Quest'anno secondo me è veramente così, perché anche quelle che sulla carta partono più in basso per salvarsi comunque sono squadre di un certo livello e devi veramente, veramente tenere un livello alto per poter vincere le partite. E poi nelle squadre che io considero della nostra fascia, credo che in questo range di squadre qui il livello si sia ulteriormente alzato e quindi per noi è una bella sfida, è un bel campionato. Diciamo che il primo test in senso reale con anche obiettivi da raggiungere sarà appunto la Coppa Italia. Affronteremo Verona, Monza e Vibo, che sono poi quelle squadre probabilmente che, come dicevi tu, forse appartengono alla nostra fascia e che saranno sì, sono molto rinforzate, sì. No, ma è un girone bello tosto, ma ben venga, se così ci prepariamo meglio anche all'inizio del campionato. Noi vediamo quanto tempo avremo per lavorare tutti insieme, però questa è la situazione e quindi facciamo con quello che abbiamo, ecco.